Eccoci, il buongiorno stamattina ce l'abbiamo con questa vista, abbiamo dormito in questo posticino qui sul fiordo, c'erano anche due vicini, un austriaco e un belga, giusto? Sul fiordo di Sognefjord, vero? Adesso si parte, siamo pronti alla volta di Lom, qui eravamo a Flam e adesso siamo pronti a fare anche il tunnel più lungo del mondo. Eccoci, stiamo per prendere il tunnel di Lerdam, che in norvegese è impronunciabile. Ok, è un traforo stradale lungo 24 km 500 metri, e un metro, scusate, 500 un metro, è la galleria stradale più lunga del mondo. Il record una volta era detenuto dalla galleria del San Gottardo, che era detenuta per 20 anni. Si trova sulla tratta Oslo-Bergen, sulla strada europea E16, e collega i villaggi di Otland e Lerdal. A un certo punto ci saranno tre aree di sosta che sono illuminate in modo particolare con delle luci psichedeliche, e ci si può fermare in caso di necessità e anche per fare delle foto. Ecco, si comincia a intravedere una luce blu, sappiamo se è già una prima area di sosta. Eh sì, comunque sì. Questa è la prima. Siamo alla seconda luce blu. Qui adesso proviamo a fermarci perché è possibile fare una sosta, una breve sosta, e per fare le foto. Eccoci qua, qui c'è l'area sosta. L'area sosta là. Io non mi sono mai, cioè, tranne che quando era proprio abbastanza impressione. Non ci sono le telecamere. Fai la foto di là? Che passa? Siamo di nuovo sul camper, qui non è possibile scendere, cioè nel senso puoi scendere ma non c'è nulla, e adesso la mina ci dirà dove posizionarci. Di qua, dico la 2, dietro l'altro camper. Buongiorno. Aspetta che metto un po' che così non si vedono gli sistemati. Occhiali. Sistemati. Vai al sole. Si vede il sole? È qua. See you.
Allora, abbiamo incontrato un pezzo di lavoro in corso, adesso abbiamo la safety car che ci guida, così andiamo tutti alla stessa velocità, là davanti con i lampeggianti. Allora, pranzo, oggi lo facciamo qui, direi che non è male. Ho scoperto che è un fiordo, eh? Ah, hai scoperto che è un fiordo. È lo stesso fiordo di stanotte. Di prima. Allora, di Silvestri lì, che riposa un pochino. Noi siamo qua, ci mangiamo un bel tostino con la mortadella sul fiordo. Bene. Buon appetito. Buon appetito. Le casette arroccate sui pendii di colore marrone, che è una cosa un po' particolare perché di solito qui le case sono invece rosse, invece qui è montagna, marroni, poi ricordano le nostre case di montagna che troviamo anche in Valle d'Aosta. E invece qua c'è la famosa chiesa che pare sia una delle più, diciamo, famose della Norvegia, una delle più belle di tutta la Norvegia. È in stile normanno, sorge proprio nel centro del paese e domina il fiume che scorre qua vicino. Diceva, è proprio una delle più belle della Norvegia, tutta in legno, in questo stile appunto normanno particolare. Ancora oggi è la chiesa parrocchiale, fu costruita nel 1170, sto leggendo ragazzi, solo che non ho gli occhiali quindi leggo pure male. Ampliata nel 1634 e poi ancora modificata nel 1663 quando assunse l'attuale pianta a croce. Volevamo entrare ma costa 9 euro a testa. Non c'è sempre stato il caso. Esatto. Almeno è troppo figo. Cioè, sì, solo in Norvegia vedi queste cose. Get out and stay home. Vai fuori ma sei a casa, Ranger. Bellissima. Guardate che ruote. Questa cosa qua può andare dappertutto, eh. Cioè, fantastico. Veramente bello. Forte. Pannello solare. Sempre. Sì. Figo. Eccoci sulla Strollstigen, la
la parte Trollstigen. Trollstigen, giusto? Oh, sì. Non lo so. È l'inizio. L'inizio, che non è quella più famosa, però anche qua è già bella strettina, e che scende giù a Geringer. Scusa, non ce la farò, non lo farò mai. Aiutami tu, Nina, aiutami tu. Adesso dobbiamo andare a un punto panoramico. Esatto, da cui si vede Geringer dall'alto. È il fiordo, beh, ovvio. E poi dovremmo trascorrere la notte lì e domani mattina fare una piccola crocierina sul battello dal fiordo, per vedere finalmente questi fiordi dall'acqua, perché noi li abbiamo sempre visti da terra, dalle strade, ma non dall'acqua. Qua siamo sul colle del Livole. Ah no, no, non è il colle del Livole, scherzo. Ah, un po' si assomiglia però, eh. Cioè, il Livole è un po' più piccolo qui, ecco, vedete, 63 Trollstigen, cioè la strada dei troll, giusto? E questa è la parte iniziale, poi quella tutta serpeggiante, e poi dopo dopo cosa? Geringer. Spegni sta registrazione. No, dai, come si dice? Dopo cosa? Geringer, è lì quella, non mi veniva, perché mi viene da ridere e c'è un libro. Ciao pecore. Ciao. La strada. La strada, ciao. Guarda il ghiacciaio. C'era il cartello attenzione a renne, dovevano mettere attenzione a pecore. No. Siamo sul punto panoramico sul fiordo di Geringer. Velocissimo. Fa un freddo cane, troppo nevica, credo. Siamo solo qui noi, lì la strada che scende giù a Geringer. È il punto panoramico più alto d'Europa, no? Sì. Non so. Sì. Allora, su diluviava. Ormai non ci abbiamo più voglia però di salire di nuovo, adesso basta. Visto dall'alto il fiordo di Geringer. È uno spettacolo. Stasera qui non c'è ovviamente nessuno. Questo è il fiordo più lungo e più profondo di tutti i fiordi della Norvegia. Sicuramente più famoso. È blasonato. Laggiù c'è Geringer. Il villaggio, che in realtà è poi l'approdo anche delle navi da crociera, che ripeto non ci sono, se no forse ce ne sarebbe una lì, ma alla sera magari no. Sì, no, infatti è veramente spettacolare. Poi è venuto fuori anche un po' il sereno. E nel precedente video probabilmente eravamo lassù dove ci sono quei nevai, esatto, non so se si vedono, però è quasi più bello da qua. Sì, cioè, vabbè, adesso prima era il tempo, era orrendo, quindi... devo dire che da qua è veramente eccezionale. E rimani proprio sulla dove fa la curva, il fiordo.